Buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Apriamo questa sera parlando di un'inaugurazione che c'è stata proprio questa mattina. Inaugurato dopo 18 mesi di lavori il nuovo impianto di riciclo delle cortine che si trova nel territorio comunale di Asciano. L'impianto si avvale ora di una delle più moderne tecnologie e di un sistema di trattamento delle raccolte differenziate tra i più avanzati e innovativi a livello nazionale. Verrà così incrementato il riciclo e ridotto in modo drastico, passando dal 20 al 5% il conferimento in discarica, il tutto con un investimento di 44 milioni di euro. Il servizio di Gennaro Groppa. È stato inaugurato questa mattina, dopo 18 mesi di lavori, il nuovo impianto di riciclo delle cortine che si trova nel territorio comunale di Asciano. L'impianto si avvale ora delle più moderne tecnologie e di un sistema di trattamento delle raccolte differenziate tra i più avanzati e innovativi a livello nazionale. Verrà così incrementato il riciclo e ridotto in modo drastico, passando dal 20 al 5% il conferimento in discarica. Dai rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata verrà prodotta una quantità di biometano da immettere in rete corrispondente al fabbisogno di 1.800 famiglie. Un contributo concreto all'economia circolare che porterà benefici ambientali in termini di riduzione di gas climalteranti per un risparmio complessivo annuo di oltre 102.000 tonnellate di anidride carbonica, equivalente all'assorbimento di un bosco di oltre 40 ettari. Questo impianto è realmente un unicum in Italia e infatti all'inaugurazione non ha voluto mancare il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Le cortine dopo 15 mesi torna attivo e torna in una versione completamente nuova, rinnovata, con innovazioni tecnologiche e di processo molto molto importanti. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci, che ha dichiarato di avere sempre creduto in questo progetto e in questo impianto, che ora fornirà risposte importanti da un punto di vista ambientale, permetterà di aumentare la raccolta differenziata e consentirà di avere anche dei buoni livelli occupazionali. Ci ho creduto e oggi ho avuto la conferma che abbiamo fatto bene a crederci, a portarla avanti insieme a Senambiente e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo impianto, perché chiaramente è un impianto innovativo, un impianto che produrrà biometano, quindi è un grande risultato, una grande operazione. E quindi credo che sia come dire, un fiore all'occhiello non solo per il comune di Asciano, ma per l'intera provincia e per la regione toscana. E andiamo adesso sui dati del turismo del 2023, numeri da record per il turismo a Siena, superati i livelli di arrivi e presenze rispetto al periodo pre-Covid, un incremento del 13% rispetto al 2022. Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora e dobbiamo continuare in questa direzione se vogliamo migliorarci anche nel 2024. Queste le parole dell'assessore al turismo Vanna Giunti, andiamola a sentire. Un superamento dei livelli di arrivi e presenze rispetto al periodo pre-Covid e un incremento del 13% rispetto al 2022. Questa, in sostanza, è la sintesi dei dati del turismo di Siena del 2023, illustrati oggi dal Comune, sulla base della comunicazione dei flussi turistici effettuata dalle strutture ricettive e dalle locazioni turistiche del territorio comunale. Sono state oltre 1 milione infatti le presenze turistiche nel 2023, ad essere decisivi sono stati i visitatori stranieri, in netta maggioranza rispetto al pubblico italiano. C'è stato un leggero calo negli italiani, ma un significativo aumento soprattutto negli americani, e questo è importante per noi poiché l'intento è anche quello di alzare il target e trovare un turismo alto spendente. Anche su questo sono dirette molte iniziative che facciamo sia a livello turistico anche in collaborazione con le associazioni di categoria. Per cui devo dire che l'andamento promette bene e è anche uno stimolo per noi per continuare a lavorare in questa direzione. È una bellissima risposta anche, come dire, nonostante quello che è stato detto negli ultimi tempi, quindi siamo soddisfatti. La soddisfazione dell'amministrazione comunale è stata evidenziata e, come confermato dall'assessore Giunti, lo sguardo è volto al 2024. Dopo una strada bianca che ha portato a dei numeri mai visti prima, adesso la città si prepara ad ospitare i visitatori per il periodo pasquale.
Quello delle strade bianche è un sistema che funziona benissimo, e vedere sulla RAI i nostri territori, perché non si parla solo di Siena ma dell'intero ambito, per tutto quel tempo è veramente una cosa interessante. Beh, adesso arriva la Pasqua, ci sono già delle iniziative che sono già state approvate da tempo in giunta, quindi nel fine settimana precedente ci sarà qui al Tartarugone la mostra del vinile, il Ciò Così dopo la Pasqua, quindi sono tutte occasioni e attrattive che allieteranno un turismo che comunque sceglie la nostra città, perché da un punto di vista culturale e artistico merita di essere visitata. Andiamo adesso con il tema della capitale della cultura 2026, la città che ha vinto è L'Aquila ad essere capitale italiana della cultura per il 2026. La proclamazione è avvenuta stamani proprio al Ministero della Cultura e la vittoria del progetto del capoluogo abruzzese, il cui coordinatore scientifico è Pierluigi Sacco, direttore della candidatura per Siena 2019, peraltro è stata decretata all'unanimità. Superato dunque il dossier di Valdichiana Senese, il nostro lavoro non finisce qui ma andrà avanti, assicura comunque la presidente dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, Agnese Carletti. Il servizio curato da Marco Crini. Se L'Aquila, proclamata capitale italiana della cultura per l'anno 2026, è pronta a spiccare il volo, anche il progetto della candidata finalista valdichiana senese può decollare. Di questo è sicura la presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Agnese Carletti, quando la contattiamo poco dopo la decisione comunicata stamani al Ministero della Cultura. Sappiamo che è un lavoro che non finisce qui, che andrà avanti, una progettualità che la Valdichiana Senese oggi si ritrova pronta e che realizzerà con il tempo e con le risorse che riusciremo a trovare. A dar man forte alle convinzioni dei 10 sindaci dell'area sono state le parole del ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, dette durante il suo intervento all'evento odierno. Adesso vedremo come recuperare le risorse per farlo, ma lo faremo certamente, su questo posso assumere un impegno, l'idea di trovare una qualche forma per premiare tutte le città finaliste. Più di una magra consolazione dunque per la Valdichiana Senese, che se ne torna da Roma senza il titolo di capitale della cultura italiana per il 2026, ma che ottiene un'ulteriore assicurazione dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La metteremo con una proposta che vi preannuncio in anticipo e ve la dico perché sento di poterla fare, anche se non ne ho parlato finora in giunta né in consiglio regionale, ma io direi che proprio per il valore che ha acquistato la Valdichiana Senese la potremmo rendere quest'anno capitale della cultura toscana. Torniamo adesso sull'argomento del biotecnopolo. Per sbloccare il biotecnopolo mi faccio carico di convocare a Roma un tavolo con i ministri competenti. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell'inaugurazione dell'impianto di Pian delle Cortine. Se il risultato sarà raggiunto alla fine del mio mandato, io posso dare questa risposta solo quando operano gli enti che lavorano per me. Non posso quindi dare questa risposta per i ministeri. Ha continuato il governatore, che poi ha specificato: cercherò di fare il massimo con la diplomazia. Sul biotecnopolo è intervenuto anche l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Benzini, che ha accusato il governo di voler affossare il progetto ed ha chiesto una mobilitazione unitaria su una vicenda che rischia di passare inosservata. Andiamo a sentire dunque le sue parole. Devo dire che ieri però nell'incontro che io ho avuto con il ministro Fitto, con la presidente Meloni, ho avuto in qualche modo l'autorizzazione anche a approfondire di più quello che era una questione che mi era stata sottoposta, quella del biotecnopolo, e sotto questo aspetto, a questo punto, sono abilitato a muovere dei passi con i ministri competenti perché si sblocchi quello che era un investimento di più di 300 milioni che avrebbe dato ossigeno a tutto un sistema che poi è un vanto in tutta Italia e che abbiamo in Toscana attraverso Siena, il distretto del biomedicale, ma significa quella produzione di farmaci che abbiamo visto quanto è importante attraverso il lavoro del professor Rappoli e della TLS proprio durante il Covid. I passi saranno mettere su un tavolo con i ministri competenti, in questo caso ricerca scientifica, industria, il ministro Urso, la ministra Bernini, mi farò carico io di poter convocare, di poter mettere su a Roma un incontro per sbloccare il biotecnopolo. Quali tempi?
I tempi sono quelli che derivano dal fare. Io chiederò subito una riunione. Parliamo adesso dell'estate perché sembra scongiurato al momento il rischio di siccità in Toscana per l'estate 2024. Va in questa direzione il protocollo d'intesa firmato recentemente dal commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dall'Acqua e l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, di cui fa parte anche il territorio toscano. L'accordo basato su una serie di azioni preventive in modo che la regione, quindi anche il territorio senese, non rischi di rimanere senza acqua, come spiega il segretario dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, Gaia Checcucci, il servizio di Aldo Tani. Abbiamo una situazione ad oggi direi ottimale, le nostre invase, le nostre dighe su tutto il territorio distrettuale sono piene. Per la Toscana non si preannuncia un'estate di sofferenza dal punto di vista idrico. La situazione, complice anche le piogge degli ultimi giorni, è sotto il livello di guardia e i 4 bacini territoriali sono pieni o quasi. Garanzie che però non lasciano spazio a cali di attenzione. Va in questa direzione il protocollo d'intesa firmato recentemente dal commissario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dall'Acqua e l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, di cui fa parte anche il territorio toscano. L'accordo è basato su una serie di azioni preventive, in modo che la regione non rischi di rimanere senza acqua, eventualità scongiurata dal segretario dell'autorità, a patto che le temperature non iniziano a salire improvvisamente. Se ci dovesse continuare a essere come sembrerebbe una primavera che assomiglia non alle primavere precedenti di tanti anni fa, quando pioveva soprattutto a primavera, ma come si è registrato negli ultimi 15 anni, anche alla luce del cambiamento climatico, che è questo, la maggior pioggia in autunno e in inverno piuttosto che a primavera, anche da noi potrebbero aversi delle criticità. Siena, per il proprio approvvigionamento, può fare leva sugli invasi di Monte d'Oglio e Calcione. Entrambi godono di buona salute. Nel caso ci fosse un'emergenza, il protocollo dà modo di mettere in campo contromisure adeguate. Sono misure di limitazione, sono misure di riduzione ovviamente dei prelievi, di limitazione delle concessioni. Saranno misure che probabilmente interverranno anche, ed è l'altra novità, con misure di salvaguardia, ovvero sia quelle misure che l'autorità assume direttamente per tutelare alcune realtà in particolare. Fissato per il prossimo venerdì 5 aprile al Tribunale di Siena l'incidente probatorio che è richiesto dalla Procura per ascoltare la giovane atleta che ha denunciato di essere rimasta vittima di una presunta violenza sessuale di gruppo durante un campo di scherma estivo che si era svolto a Chianciano Terme nello scorso agosto. Al momento sono indagati 2 schermitori maggiorenni. Davanti al GIP la giovane atleta sarà ascoltata alla presenza anche degli avvocati dei 2 atleti stessi. E domani invece, venerdì 15 marzo alle 17.30 nel teatrino della Canonica di San Biagio a Montepulciano si terrà la conferenza dell'onorevole Rosi Bindi, presidente del Comitato Nazionale per il Centenario della Nascita di Don Lorenzo Milani, sull'ottavo sacramento, la scuola nel pensiero di Don Lorenzo Milani. Il convegno organizzato dalla Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza e dalla Libera Università per le Scienze Biblico-Teologiche. E adesso, come sempre, chiudiamo con il nostro telegiornale, con la nostra rubrica dedicata alle recensioni dei libri curata dal professor Francesco Ricci. Andiamola a sentire. Provate a immaginare 3 donne sedute intorno a un tavolino di un bar di Piazza del Campo. A raggiungerle, dopo poco, è una quarta donna, una giovane giornalista che cura una rubrica culturale per un mensile. E sollecitate dalle domande della giornalista, queste 3 donne poco alla volta intrecciano una conversazione dove a venir toccati non sono soltanto alcuni snodi delle loro reciproche esistenze, ma anche argomenti di cultura, di politica e soprattutto delle ragioni dello scrivere al femminile. Queste 3 donne sono Virginia Woolf, Sibilla Leramo e Colette. Dunque un inglese, una italiana, piemontese
ed una scrittrice francese. Nata in un piccolo villaggio della Borgogna. Ecco, nasce così e si sviluppa così l'ultimo romanzo di Elisa Mariotti, un romanzo che io mi sento davvero di consigliarvi, innanzitutto per la qualità molto alta della scrittura di Elisa Mariotti e poi per la capacità di intrecciare invenzione e dato storico e dato letterario, perché attraverso i dialoghi, a volte i monologhi di queste tre grandi scrittrici, il lettore si troverà immerso anche nella vitale storia letteraria della prima metà del Novecento. Buona lettura. E con questa si chiude il nostro appuntamento con il telegiornale di Canale 3 Toscana. Vi ricordo di rimanere sempre collegati con noi sulla nostra web TV o sui nostri profili social per gli ulteriori aggiornamenti, mentre il telegiornale tornerà come sempre domani alle ore 19. Auguro a tutti un buon proseguimento di serata.